C'è stata battaglia nel deserto ed i figli di Israele hanno battuto i predoni nemici. Ora tutto è tranquillo e già hanno ripreso il cammino, perché c'è ancora tanta, tanta strada da fare. E un passo dopo l'altro, un piede dietro l'altro, anche il grande deserto si può attraversare, per quanto è lungo e per quanto è largo. E arrivano ai piedi di un grande monte. Un monte che ha un cappello di fulmini e saette. E il monte si chiama Sinai. E si accampano ai piedi di quel monte. E Mosè, soltanto Mosè, salirà in alto sino alla cima. Giosuè è giovane e coraggioso e lo vuole accompagnare, ma subito Mosè lo fa fermare e proprio in cima al monte Mosè riceve nelle mani due tavole di pietra sulle quali sono scritte le 10 parole, i 10 comandi che Mosè deve portare a tutti. Scende Mosè e gli va incontro Giosuè. Ma dal campo salgono musiche strane.